Serate come questa vanno affrontate di piglio, senza indugio, con la testa che scandisce il tempo e il cuore che vibra. Di fronte c'è una squadra tosta che può essere in difficoltà ma che è pronta a far valere l'orgoglio. Noi però dobbiamo averne di più. Dello Stadio Olimpico di Roma, benvenuti a Lazio Torino. Tour de force, un saluto per il coach Lester da parte di Luigi Sinibaldi. Partiti per questo match. Atto, occhio immobile. Pallone per Milinkovic. Al cross, occhio, dentro Lulic. Attenzione, palla che finisce sul fondo per un contatto sospetto con De Silvestri. Il pallone è finito fuori. Lulic non si lamenta, vediamo un po'. Occhio a questo 3 contro 3. Arriva Luis Alberto, pallone lungo verso Caicedo. Occhio, su di lui c'è Lianco. Occhio a Caicedo, 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 Caicedo sul fondo. Azione importantissima al 18°. Parte Cataldi sul fondo. Sirigu era rimasto fermo. Ancora Sergio. Quindi Acerbi. Tira da casa sua Acerbi! Il Leone si inventa il gol dell'1-0. Ma che gol è! Che gol è! Francesco Acerbi! Ha! Che spettacolo! Tutta la squadra esulta per il gol del Leone. Una manovra offensiva degna di tal nome, pallone per Zaza, bloccato da Cataldi, tutto regolare, ancora avanti Luis Alberto, per lo spazio lungo c'è Immobile, a puntare in Culù, ancora Immobile, al di rigore, da solo Ciro, Immobile! Immobile! 2-0 sul primo palo, tiro potentissimo che Sirigu non guarda nemmeno, al 33°, 2-0, vuol sentire l'urlo del tifo laziale Ciro. 25-33, 2-0 per i gol di Acerbi e Immobile, 11 in campionato, un fenomeno! E intanto rimessa non viene effettuata, finisce qui senza recupero il primo tempo, applausi scroscianti da parte del popolo biancoceleste, 2-0 per la Lazio. La Lazio sta provando a chiudere, adesso lascia un po' di spazio, ma c'è Luis Alberto che prova a retrocedere, poi ancora intanto Baselli, c'è poi il tiro in porta di Meite, stracoscia, attenzione, Belotti traversa, incredibile, tutto regolare, il Torino ha effettuato uno squillo all'Olimpico di Roma, no, se passerà ufficialmente al 4-3-3, tanto Cataldi, palla in aria, di testa, provato Senad Lulic. Luis Alberto, scatto di Casera Immobile, ancora Luis Alberto, non lo tiene mai te, ancora Luis Alberto da solo, costo costo Luis Alberto, e attraverso Caicedo, Caicedo, calcio di rigore per la Lazio e giallo per Culù che era già ammonito e si prende il rosso, come è successo a Firenze per Ranieri. Deve tirare lui e vediamo come va. Parte Ciro, Immobile, ancora lui, 3-0 da ex contro il Torino, doppietta, secondo sul calcio di rigore al 25° della ripresa. La Lazio riparte con Luis Alberto, De Silvestri che si sacrifica in zona centrale, ancora Luis Alberto, palla verso il Tucu, duello adesso con Izzo, ancora Tucu, Correa, Correa, Correa sul fondo, calcio d'angolo, deviazione decisiva, ancora Milinkovic, la palla poi, occhi, Immobile, dentro, attenzione, Correa, Correa, Sirigu, un miracolo autentico. Poi spazza via Izzo. Lazio vicinissima al 4-0. Occhio intanto alle indicazioni. Palla direttamente in porta! E la palla finisce dentro! Lo cercava da anni il gol Luis Alberto della bandierina. E credo che ci sia stata una deviazione clamorosa di Belotti. 4-0 al 90°. Finisce qui la partita su questo gol numero 4, il poker biancoceleste, 4-0.